Perché ora la sinistra in Europa è diventata anti-immigrazione? In Germania, incredibilmente, dopo anni di politiche pro porte aperte, il governo a Berlino ammette di aver paura e chiude definitivamente l'era dell'immigrazione selvaggia. La Germania, infatti, intende ripristinare i controlli alle frontiere per dare un giro di vita all'immigrazione irregolare. Un portavoce del governo ha spiegato che lo scopo della misura è proteggere la sicurezza interna dalle attuali minacce poste dalla criminalità transfrontaliera. Eppure per anni la sinistra aveva fatto propaganda sulla necessità di accogliere di più. Bisogna ricordare che questo governo continua a finanziare con 2 milioni di euro l'anno e fino al 2026 un totale controsenso. Evidentemente però la serie proprio pericolosi ha fatto intendere a Scholz e compagni che bisogna cambiare rotta. Ben svegliati. D'altronde in tutta Europa c'è un ripensamento su anni di politiche immigrazioniste. In Danimarca si pensa a una stretta, la Svezia si ritrova con l'enorme problema dei ghetti, la Francia da anni convive con aree del paese dove lo Stato non esiste più. È del tutto evidente che si stanno rendendo conto che non si può andare avanti così. In questo contesto la sinistra italiana che cosa dice? Rimane quella più pro immigrazione d'Europa. Vuole dare la cittadinanza a milioni di migranti e favorire Klein, Boldrini e soci non si sveglieranno mai.